Ti ricordo che saremo presenti al Junior Software Camp 2024. Per sapere come iscriverti e tutto il resto, basta che clicchi il link in descrizione. Ti porterà direttamente sulla nostra pagina e grazie al codice Monopoli potrai iscriverti senza problemi. Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati al Monopoli Software Shop. Sono successe un sacco di cose nell'ultimo periodo che non abbiamo commentato, non tanto legate al mondo dell'airsoft, ma legate al mondo dell'Italia. Gente che usa le pompe di benzina in maniera nuova e sperimentale. Ritrovarsi soli in un bosco e preferire la compagnia di un orso rispetto che un uomo. E poi la morte di Franchino, che è stata una grande botta. Ricky Leroy, fagli sentire la grande botta. Ricky Leroy. Tutto questo per arrivare a dire che viviamo in tempi veramente confusi, veramente oscuri, ma non preoccupatevi perché c'è qui il buon Reddone che vi schiarirà le idee. Infatti oggi andiamo a spiegare cosa dovreste fare se volete cominciare a giocare a soft air. Tempi verbali della frase che ho appena detto erano da tutte le parti, ma avete capito. Prima di partire, ovviamente, sigla. Sapete come ho fatto a tirarmi fuori da quel casino che è cominciare a giocare a soft air in maniera sicura e senza ricevere brutte, bruttissime esperienze? Ma ovviamente acquistando da Monopoli Soft Air Shop, il vostro negozio di fiducia per tutto quello che compete e concerne attrezzatura militare, tattica, airsoft, outdoor, soft air e tanto, tanto altro. Trovate ovviamente il nostro shop online linkato in descrizione. Vi ricordo che siamo a Reggio Emilia in negozio fisico, quindi se avete voglia di fare un salto fatecelo sapere. L'airsoft è un mondo bellissimo, ma è anche dannatamente complicato, perché ci sono talmente tante cose che bisogna conoscere prima di poter effettivamente sentirsi a proprio agio al suo interno, che a volte non basterebbe una sola vita. Si parte che qualunque fucile su questa parete potrebbe andarvi bene e si finisce a passare le notti a guardare i video di Pio03 alla ricerca di ispirazione. Questa è la mia vita ormai. Io sono bloccato, incastrato in questo mondo. Visto che preferirei che questo a voi non succedesse, ecco tutto quello che bisogna sapere per cominciare a giocare a soft air, sia da un punto di vista del letteralmente cosa faccio, ho scoperto soft air, cosa devo fare, e allo stesso tempo anche cos'è che vi serve, perché per giocare a soft air vi serve effettivamente possedere un minimo di attrezzatura. Quindi faremo una guida molto specifica. Vi ricordo inoltre che prima di partire a sciorinare tutti i vari punti che è necessario comunicarvi, questo video è pensato per persone che ovviamente non hanno idea di cosa sia il soft air. Allo stesso modo potreste trovare qualche chicca, qualche rimembranza del vostro passato nelle mie parole. Partiamo. Immagina, è il pomeriggio di un'estate del 2012 e il buon Red sicuramente non ha voglia di studiare. Questo lo porta a passare la gran parte del suo tempo su YouTube, alla ricerca di qualunque tipo di contenuto legato a film d'azione, serie TV e tanto altro. Ad ogni modo, stavo cazzeggiando su YouTube e a un certo punto capito su un video di soft air, un gameplay, qualcuno che sta giocando a soft air. Che cos'è il soft air? Devo saperne di più, ne va della mia vita, ma non sarà mica Call of Duty nella vita vera? Non sarà mica guerra simulata? Da qui finisce la parte di storia vera e parliamo dell'effettivo di cosa dovete fare una volta che trovate il soft air, scoprite che cos'è. Il soft air non è guerra simulata, il soft air non è Call of Duty nella vita vera, più o meno, ma è semplicemente un gioco tattico. Vuol dire che voi avrete una replica che spara dei pallini, 6 mm di plastica, ceramica, vari materiali incredibili, e dovrete cercare di eliminare gli altri giocatori colpendoli con la vostra replica, che funge sostanzialmente da fionda. È una fionda fatta a fucile per tirare pallini, per questo è una replica e non è un'arma vera. Se andate a giocare a soft air con una 9 mm vera, fatevi curare. Ovviamente, come potete immaginare, non c'è nessun tipo di sistema per confermare se abbiamo colpito o no un'altra persona, perché non è paintball, quindi non veniamo macchiati, semplicemente fanno male, quindi tendenzialmente quando uno viene colpito fa una mossa e dice ah, colpì. Ovviamente, come potete immaginare, ci sono 250 miliardi di campi e di squadre in tutta Italia. Giocano a questo sport in modi più o meno tutti uguali, cioè le regole sono uguali praticamente per tutti, cambiano un pochino le sfumature, cambiano i campi, può essere boschivo, può essere urbano, ma qui andiamo su livelli fin troppo avanzati.
Quindi avete capito che cos'è il soft air a grandi linee. Volete giocare a soft air. Come? Cioè, devo acquistare una replica che mi permetta di giocare a soft air, devo acquistare degli occhiali protettivi che mi permettano di non perdere i miei stupendi bottoni attaccati alla faccia, perché altrimenti poi dopo non vedo più un cazzo per tutta la mia vita e non ne vale la pena, e possibilmente un po' di tutti quegli accessori che vedo a questa gente che gioca, che sembrano dei Navy Seal. Non ho, sono mai stato così disgustato. No, dai, però con violenza è bellissimo. Ti metti io, guarda. Posso andare avanti col video? Dobbiamo parlare di Attacco al Potere 2. Per acquistare questo tipo di cose ci sono vari modi, ci sono vari store in Italia. Però, dai, su. È ovvio che quello più affidabile sia. C'è scritto qui, non è che lo dico io, c'è scritto qui. Quindi avete acquistato l'attrezzatura che vi serve, siete pronti per andare a giocare. Ma dove vado a giocare? Cioè, come faccio a trovare una squadra, a trovare qualcuno che giochi dei campi? Perché non è che posso andare in giardino e spararmi con un mio amico, vero? Beh, nel 2012 io facevo così, motivo per cui ho rischiato di essere tipo preso e portato a fare un giro coi caramba più volte, cosa che vi sconsiglio quindi, ovvero non potete giocare a soft air dove vi pare, potete armeggiare con le repliche, potete sparare con le repliche da soft air esclusivamente in terreni privati, tipo casa vostra, fin tanto che i pallini non escono dal vostro terreno, o nel terreno di qualcuno che vi dice ok, puoi farlo. Tenete sempre conto che posso sparare nel suo giardino? Sì sì, non c'è problema, gli sparate sulle finestre, gliele rompete, questo vi denuncia. Può succedere, può farlo, quindi. Ad ogni modo ci sono tanti campi in Italia, noi ne abbiamo uno qui a Reggio Emilia, abbiamo anche una squadra qui a Reggio Emilia, quello che vi consiglio è provare a guardare online su Instagram, su Facebook, quali sono le squadre all'interno della vostra zona, o banalmente trovare un campo adibito al gioco, fare un po' di prove e poi trovate per connessione limitrofa tutto un ecosistema pulsante e vivo. Una cosa molto importante che chi comincia non sa, come non sapevo nemmeno io, o perlomeno quando ho cominciato io era tutto un po' a umma umma, è che ci vuole un'assicurazione, come per la maggior parte degli sport. Questo significa che è bella. Avete la vostra attrezzatura, avete una squadra, andate a giocare in un campo adibito o in un campo in cui avete i permessi per farlo, la vostra squadra dovrebbe essere registrata con un ente e avere una assicurazione. Ci sono vari enti che se ne occupano, per esempio FIGT o FIPS, ce ne sono veramente una marea. Comunque voi andate dalla vostra squadra e poi c'è qualcuno che sicuramente vi saprà invitare. Mi raccomando, fate l'assicurazione e siate tutelati, perché se mentre giocate a soft air cadete, vi spezzate una tibia, cosa che è difficile che succeda, ma può succedere, l'ho visto succedere, almeno siete tutelati, o se vi partono i denti o se questo e quell'altro. Lì poi dopo entreremo in delle beghe legali, che facciamo un video sulle beghe legali del soft air poi prossimamente. Questa è la fine. Siete perfetti, avete trovato la vostra squadra, state giocando, avete la vostra attrezzatura, è finita. Sono contento. Poi, però, succede una cosa divertente quando state giocando con persone che giocano da più tempo di voi. Cominciate a notare che la roba che avete voi fa schifo rispetto alla loro, o che vi mancano dei pezzi. Quindi acquistate altre cose, e una volta che avete acquistato quelle cose vi stufate e ne volete delle altre, e così arrivate ad avere una stanza delle repliche da soft air, perché non posso più dire armi, con dentro seppelliti migliaia e migliaia di euro. È un rabbit hole questo sport, ed è bellissimo proprio per questo. Una cosa importantissima che però vorrei dire in conclusione di questo gigantesco pippone su come cominciare a giocare a soft air, oltre che ovviamente da Monopoly Software Shop potete acquistare tutta la vostra attrezzatura per partire e avere dei professionisti che vi consigliano cos'è opportuno prendere con l'interesse di farvi divertire, che non è scontato, è che il soft air è uno sport incredibile, perché non abbiamo una uniforme. Possiamo avere una mimetica simile, ma siamo liberi di vestirci e agghindarci e utilizzare quello che ci pare. Vogliamo avere una piattaforma R15? Possiamo usare un R15. Vogliamo utilizzare una K47-74? Possiamo farlo. Vogliamo vestirci come nella Seconda Guerra Mondiale? Vogliamo... per la Seconda Guerra Mondiale lasciamolo da parte, perché poi dopo... Comunque, tagliando su corto, vi dà la possibilità di esprimervi come meglio volete. Potete essere chi volete. Volete fare il Rambo della situazione? Potete farlo. Volete fare il Navy Seal della situazione? Potete farlo. Volete fare il personaggio di COD accurate con tutti gli stessi accessori? Potete farlo. Potete anche venire a giocare in mutande, è quello che è incredibile.
penso di aver chiarito e spiegato tutto. La prossima volta che qualcuno di voi ha dei dubbi, gli linkerò questo video che vi spiega letteralmente come fare, cosa dovete fare. Se avete dubbi, domande, perplessità, mi raccomando, potete chiedere a noi del Monopoly, che sappiamo sicuramente indirizzarvi al meglio. Vota Monopoly alle europee. Purtroppo siamo arrivati alla fine di questo super interessantissimo video pieno di sfaccettature e divertimenti, ma non preoccupatevi perché saremo di nuovo qui sabato prossimo con incredibili altri contenuti. Come dite, non ne avete abbastanza, volete vedere dell'altro, volete sapere, conoscerci di più? Veniteci a seguire allora su Instagram, ci sono entrambi i nostri profili, potete trovare un sacco di roba interessante che qui ovviamente non carichiamo. Tra l'altro vi avverto, così stavolta vi do il preavviso, stiamo per fare un nuovo Rate My Setup, quindi andiamo a vedere le foto dei vostri setup, della vostra buffetteria, dei vostri, delle vostre repliche, e le andremo a commentare dandovi un voto. L'ultimo video vi è piaciuto veramente una fraccata e quindi abbiamo deciso di riportarvelo, quindi rimanete sintonizzati. Vi ricordo di venirci a seguire anche su TikTok, perché TikTok, oh my cock. Vi ricordo anche che c'è il canale secondario in cui pubblico un sacco di contenuti molto più stupidi o perlomeno che vanno a toccare altri temi del mondo tattico, che potete ovviamente trovare linkato in descrizione. Vi ricordo inoltre che saremo al Junior Software Camp 2024 e che potete iscrivervi tramite il nostro portale, tramite una serie di istruzioni che sono riportate sia sul sito che su Instagram. Ho effettivamente finito di assillarvi con tutte queste informazioni. Io vi ringrazio di essere stati qui con noi in questo stupendo sabato. Vi auguro un sacco di game di software per divertirvi con i vostri amici o per cominciare a partecipare in questo stupendo, incredibile mondo tattico. Stay angry. Un'ultima cosa. Quando cominciate a giocare a software, ricordatevi di dichiararvi. Cioè, quando venite colpiti, dite colpito. Già se vi venite colpiti una volta. Perché altrimenti si rompe tutto il meccanismo di gioco divertente per tutti.